Allora, intanto, mister, che indicazioni sono arrivate da questa amichevole contro la Speme? Beh, buone, nel senso che ho visto tutti i giocatori che sono in buona condizione, il campo era buono per fare un buonissimo allenamento e così si è rivelato, per cui sono soddisfatto. Nella seconda frazione è sembrato schierare la formazione che è più probabile vedere in campo a Taranto. Sì, è probabile quella, però insomma sempre bisogna vedere gli ultimi allenamenti, che sono quelli del venerdì e del sabato. Il giovedì sembra così, poi dopo le cose possono cambiare, perché ci sono magari dei nasce magari qualche problema oppure qualche fattore che possa cambiare la formazione, quella che sembra. Sembra proprio probabile che domenica giocheranno Massoni e Ingrassia, due giovani, di nuovo un'altra occasione per loro, come li ha visti in settimana? Va bene, sono ragazzi che si sono sempre dimostrati attenti nelle prove che hanno fatto, negli allenamenti, per cui il banco di prova sarà importante per loro, però sono fiducioso. Inquadriamo un attimo il Taranto. Beh, Taranto è una squadra che ha iniziato il campionato molto carica, nel senso che come il Verona, come il Pescara, ha dichiarato di vincere il campionato, che voleva vincere il campionato. Per cui passando il tempo si sono forse un po' ricreduti, ma io penso che l'organico sia importante, partendo da Corona, partendo da Russo, che era un ragazzo giovane, da Viviani, che è un difensore centrale che ha fatto tanta B, da Mezzavilla, da Correa, che abbiamo incontrato l'anno scorso con la Pro Patria, da Bolzan, che l'anno scorso era al Monza, insomma tutti i giocatori che si conoscono. La squadra è stata fatta per puntare vita, qui lo ritengo e penso che sia uno scontro al vertice tra due squadre che sono partite per vincere. Un altro scontro al vertice dopo quello di Pescara, cosa vuole rivedere e cosa non vuole della sfida dell'Adriatico? Ma dell'Adriatico prendo di buono il punto e l'atteggiamento della squadra, che è sempre quello di lottare su in ogni partita e contro le avversità di quella settimana, che era stata l'influenza degli ultimi due giorni, l'abbiamo detto magari tardi, però negli ultimi due giorni c'era stato proprio 4, 5, 6 giocatori che avevano avuto l'influenza. Abbiamo ripreso il corso, quello che avevamo detto in settimana, cioè del ritornare a giocare e del creare delle occasioni da gol. Credo che l'abbiamo fatto con la Spal nel modo migliore, perché nel primo tempo abbiamo avuto penso 4 occasioni limpide, per cui quello che ci eravamo proposti di fare e lo abbiamo fatto. Non siamo riusciti a vincere per quegli episodi che ben sapete, però credo che lo spirito della squadra sia quello giusto. Un'ultima cosa, Rafael ha rilasciato delle dichiarazioni in cui si scusava, però insomma, fino a un certo punto giustificava comunque in un certo senso il suo gesto. All'interno dello spogliatoio è stato tutto chiarito? Sì, lo sa di aver sbagliato, per cui non è che ci deve ritornare sopra, fa parte del gioco sbagliare, bisogna pagare per quando si sbaglia, per cui pagherà per quello che ha fatto. Ma terminato questo, bisogna avere la capacità di mettere via l'episodio negativo e di riproporsi con la mentalità giusta, con la testa giusta. Grazie.